Oggi sono con Mattia Tombolini, parleremo del suo libro Vecchi di merda, la società segreta contro i giovani, pubblicato da Momo. Dunque Mattia, ben trovato prima di tutto. Buongiorno. Allora, io per prima cosa ovviamente direi partirei da questo titolo, Vecchi di merda, che riprende anche una canzone di Giancane, nel quale ti ha anche fermato la postfazione, quindi mi verrebbe da chiederti com'è nato questo sodalizio. Ma in realtà non lo so, perché diciamo che la realtà ci ha messo di fronte a questi fatti e ci siamo trovati su... Tra l'altro io ho scoperto tramite la sua postfazione una verità, diciamo, ancora scottante, ancora di più di quello che pensavo. Cioè Giancane fondamentalmente conferma ancora una volta che tutto quello che io pensavo è vero. Quindi in realtà, diciamo, questo libro nasce semplicemente dall'aver messo insieme tutta una serie di dati che confermano appunto l'esistenza di questa società segreta che è la Vecchi di merda SPA, insomma. Infatti, quindi, per dare un'idea, insomma, di chi si accinge a leggere questo libro e cosa si troverà, in pratica c'è questo ragazzo che è il protagonista che suo malgrado scoprirà che l'esistenza di questa casa di cura, si può dire, che appunto si chiama la Vecchi di merda SPA, che distribuisce volantini dove insomma spiega tutto quello che c'è da fare per andare contro i giovani, una specie di guerra fredda, giusto? Sì, una guerra, diciamo, un tipo di guerriglia quotidiana a bassa intensità, però continua, quindi la loro guerra, diciamo, è fatta da piccole cose che però a lungo andare logorano l'esistenza, la vita di chi ci sta intorno, quindi tutti i loro comportamenti, diciamo, quotidiani che noi pensiamo che sono, come dire, che siano casuali, in realtà fanno parte di uno schema molto preciso e addirittura seguono delle indicazioni molto chiare. Quindi abbiamo scoperto, si scopre dentro questo libro, che addirittura c'hanno un manuale che gli indica proprio come comportarsi e cosa fare. Perché questa, qual è lo scopo di tutto ciò? È ovviamente cacciare i giovani da questo paese, ma ancora di più poi si scoprirà che c'è un disegno ancora più importante. Ovviamente fa parte tutto questo disegno di queste generazioni che sono state cresciute con questo scopo, quindi andremo a scoprire durante il libro che magari quella cosa che niente è casuale. Niente è casuale, magari il modo in cui vediamo una signora, una vecchietta buttare l'immondizia senza fare la differenziata davanti al cassonetto in maniera così quasi di sfregio, tu pensi vabbè, poveraccio, gli è cambiato il mondo intorno, non si è resa conto. Invece no, è fatta apposta, perché lei non vuole fare la differenziata, non la farà mai. Io devo dire che non posso non darti ragione, perché io per la prima volta in vita mia oggi a questo appuntamento sono arrivata un po' in ritardo, cosa che non mi succede mai, e questa cosa mi ha fatto capire quanto aver saputo in giro che noi ci saremmo dovuti incontrare, certo, eccetera, ha ordito questo complotto contro di me. Sei la prima, io sono contornato da questi accadimenti. Da quando è uscita la notizia del libro ho ricevuto lettere di minaccia, ho beccato un gruppo, una gang, una, come si dice, una old gang, una gang di anziani che intorno alla mia macchina, e poi mi sono ritrovato appunto lo specchietto rotto. Casualmente non lo so, però guarda caso c'erano solo loro lì. Ma tu stai pensando di prendere una guardia del corpo o ancora un po' prematuro per questa scelta, diciamo? Ma ovviamente, diciamo, sono talmente radicati che ogni volta che io provo a dire quello che accade tutti minimizzano, pensano che sto scherzando, ridono eccetera. In realtà, come hai visto oggi, magari con piccoli gesti loro riescono comunque a rallentarti, a far sì che tu... questo, il traffico, c'è tutto un capitolo appunto proprio su come usare la macchina per rallentarti, come stare nel traffico eccetera, le fasce orarie come appunto bloccarti in qualsiasi momento. Tu pensi ecco, mo dalle 11 a mezzogiorno magari non c'è traffico, invece becchi il vecchietto che si mette là davanti a due all'ora e ti blocca la strada mezzo di traverso e parla col compare dal finestrino, per esempio, no? Quindi poi vai alle poste, alle poste è proprio uno dei posti, dei luoghi, diciamo, più forti per la le poste sono proprio il centro di tutto. Tutto nasce alle poste. Questo libro nasce alle poste italiane, ovviamente. Io ancora ci devo tornare spesso a spedire i libri. Non vi dico l'inferno che adesso vivo, perché già era così prima. Adesso io entro e per poco non mi picchiano ogni volta. Per cui
Io avevo una curiosità invece, no? A proposito dell'ultimo capitolo, dove insomma, si parla dei fini di questo, di questa guerra, no? A cosa vogliono arrivare gli anziani, e cioè che tutto finisca senza che nulla cambi. Un po' mi ha ricordato a me il Gattopardo, c'è una citazione che dice, no? Bisogna che tutto cambi affinché nulla cambi. E quindi dico, ma se, tu che idea ti sei fatto? Perché i vecchi non vogliono, sono contrari al cambiamento? Se proprio tutto deve finire tutto uguale. Deve finire con loro, cioè loro sono l'ultima cosa che deve essersi, l'ultima generazione, l'ultima forma di esistenza che deve essersi goduta la vita, mentre tutti gli altri no. E questo, diciamo, vabbè, la citazione del Gattopardo mi sembra esagerata, però mi volevo io dare in realtà un tono. Il libro è pieno di piccole citazioni sbagliate, sono piccole citazioni sbagliate, nel senso che su questo invece dico sarò un po' più serio, però il gioco è proprio quello di immaginarsi come si costruisce una teoria, diciamo, del complotto, no? Allora, ci devi mettere dentro un po' di retorica, ci devi mettere dentro dei finti dati, ci devi mettere un po' di tutto, e quello che ho fatto io in questo caso, di solito queste piccole teorie del complotto di vario genere, no? Se la prendono con delle minoranze di solito, e in questo caso io me la sono presa con una maggioranza assurda, che è incriticabile, e su quello ho costruito tutto il libro. Quindi è un gioco, diciamo, letterario da questo punto di vista, che nel frattempo mentre noi parliamo passate tutto qua. È passata l'ambulanza, io lì mi sono immaginata che lì pure, no, l'avranno fatto, sì, apposta. Non è un caso, noi non ci siamo fatti scoraggiare. Insomma, vecchi con le armi, quanto voi non li vedete, ma stanno qua intorno appizzati. E poi loro girano armati sempre, eh? Se ci fai caso, loro girano con i bastoni. Cioè, io non posso girare con una mazza a mano, loro sì. Però, diciamo, a parte gli scherzi, diciamo, il gioco era proprio quello di smontare, confermando tutto ciò che è sbagliato. Cioè il libro fino alla fine è sbagliato, nel senso che continua a confermare che non sono tutti uguali, non ci sono differenze, non ci sono differenze di classe, tutti i vecchi sono uguali, che sono poveri, che sono ricchi, che sono maschi, che sono femmine, e così via. E questo è quello che fanno sempre, diciamo, queste semiteorie del complotto, cioè dentro quell'alone mettono un po' tutto, mischiano un po' tutto, e tutto torna sempre, perché tanto c'è questa teoria che alla fine, come vedi, no? Come noi facciamo così per gioco, però alla fine, se tu vuoi, ci costruisci all'infinito la narrazione sopra. Quindi questo è il gioco che io ho voluto fare. Però ovviamente, no, tu mi hai detto che hai fatto anche altre presentazioni, e sempre, diciamo, si è molto giocato, si è molto scherzato, perché effettivamente il libro è molto divertente, no? È molto ironico. Però, come insomma in tutte le cose, c'è sempre forse a volte da fare una amara riflessione, e questo ti volevo chiedere, siccome tu sei un ragazzo comunque in gamba, informato, sei uno dei fondatori di questa casa editrice, vabbè, diciamo, facciamolo credere, per cui ho immaginato che in realtà fosse appunto anche frutto di una riflessione amara sul fatto che comunque i giovani sono sempre precari, che la politica ci si soffermi un poco, no? Sull'aiuto che potrebbe dare al futuro, quindi c'è anche di fondo. Quello della precarietà, diciamo, è il grande tema di Momo, nel senso che noi siamo precari, ma non soltanto dal punto di vista contrattuale o come dire, perché non abbiamo abbastanza soldi. La precarietà ormai è una questione fondamentalmente esistenziale da molti anni, e il problema è che di precarietà non se ne parla mai abbastanza, e soprattutto si tende, soprattutto diciamo, chi sta al governo, che può cambiare chi ci sta, ma sì, questa cosa torna, sì, e sì. Devo dire che il Partito Democratico su questo è stato proprio il partito che ha favorito la precarietà in tutte le forme, in maniera negativa ovviamente, e soprattutto non ne vuole parlare, cioè non accettano il fatto che diciamo, chi tiene in piedi, soprattutto poi nell'ambito culturale, ma non solo, dal punto di vista produttivo anche, in questo paese sono i precari, e tutto si regge su di noi. Non c'è questo cambio generazionale. Tant'è che noi diciamo sempre, i precari possono tutto per essere propositivi, ma anche i sindacati, tutti i sindacati, rimuovono, hanno questo grande rimosso della precarietà, cioè loro non rappresentano i precari perché sono irrappresentabili, sono insindacabilizzabili, non c'è una forma contrattuale, ce ne so ormai, no, quanti, 46, 48, ormai non so quante le forme di
contratti precari, ma noi siamo anche senza contratti, partite IVA e così via, siamo tutti senza possibilità di rappresentanza, e questo grande rimosso secondo me è una cosa su cui insiste, però non è che nel libro l'affronto in maniera diretta, esatto. ma dico che diciamo parte di quel disegno lì, sì. perché poi alla fine, cioè, se tu giochi su sta roba del complotto ci metti dentro un po' tutto. Io sono partito dal libro best seller, libro, da quel coso insomma del generale che se ne è parlato tanto, allora io me lo sono andato a vedere, no? E sono rimasto colpito, perché se quel libro fosse stato preso come un libro satirico, come questo qua, ci ammazzavamo delle risate. Faceva ride, cioè se tu lo prendi seriamente dici non è possibile, eppure lui è serissimo. E tutto ciò che ci costruisce sopra, anche in termini dei dati che lui ci mette, sono tutte sbagliati. C'è una bibliografia sbagliata, c'è delle citazioni sbagliate. Allora io ho detto, vabbè, allora lo faccio pure io. Se si può fare così, lo faccio pure io. Se lui dice a un certo punto che c'è sta la dittatura delle minoranze, è una cosa che è ripetuta in tutte le interviste, che non vuol dire in cazzo. Cioè, se tu dici, cioè, allora che vuol dire dittatura, no? Cioè, come fa a essere una dittatura? Allora lui ti dice no, perché se io vado per strada e vedo le scritte sui muri, allora vuol dire che c'è stata la dittatura dei graffitari. Sì. E tu dici, ma io quando ho sentito dittatura dei graffitari ho pensato a una cosa bellissima, ma magari la dittatura dei graffitari, tipo ti costringono ad andare per strada con la bomboletta, se non fai i tag allora ti arrestano. E invece non è questo, no, per lui la dittatura è un concetto così malleabile, addirittura la dittatura degli omosessuali, la dittatura che cosa ci costringono a fare, non si capisce. Quindi nel momento in cui è tutto dittatura va da sé che non lo è più niente, perché se c'è la dittatura sanitaria, la dittatura degli omosessuali, la dittatura graffitaria, la dittatura questa, allora non esiste più la dittatura, non sappiamo più cosa è dittatura. E io su questo ci ho giocato, nel senso che allora sai che c'è, allora facciamo lo stesso gioco, allora è tutto uguale a tutto, e allora c'è sta sto grande complotto. Comunque questo libro ti sta dando grandissime soddisfazioni, se non ho capito male è già la terza ristampa, giusto? Sì, è probabile, dovremo fare la quarta. Quindi lo sponsorizziamo sempre di più, perché è un libro che sta piacendo. Ma questo però lo voglio dire, non è perché è stato venduto, questo è perché i vecchi l'hanno tolto dal mercato. Infatti. Io ho messaggi di gente che ha visto passare camion dei libri guidati da vecchi, camion lentissimi, pieni dei libri portati poi a rogo, quindi. Ma a proposito è di solo questo, scomparso, non oltre è stato a messaggi minatori eccetera, ma hai anche ricevuto messaggi dai lettori che insomma sono stati simpatici? Hai qualche aneddoto divertente da raccontarci a proposito di questo? Sì, so, ogni giorno mi arrivano segnalazioni diciamo, perché questo io continuo a dire che è un libro verità di un ragazzo coraggio mi arrivano segnalazioni di persone che notano ovviamente comportamenti gravissimi diciamo tenuti da ultraottantenni e così via, che però non posso pubblicare perché ovviamente poi quelli là come dire, già sono molto violenti così, ma figurate se mi metto, però alcuni sono spassosissimi, altri sono, cioè, nel frattempo, non so se sentite quello che sta succedendo. Che sono colpe d'arma da fuoco, eh? Quindi dobbiamo sbrigarci, Mattia. Sì. Insomma, vabbè, quindi ti stanno riempendo di video insomma, divertenti. Mi piacerebbe un giorno mostrarli, però so passarli le denuncia. Ma forse coprirli con. Sì. In qualche modo. C'è un video addirittura, lo posso dire, tanto se non lo mostro lo posso dire, di una ragazza che lavora in un locale e ha il video di sorveglianza, ha ripreso un vecchio che si ruba uno sgabello, che lo vedi che va pianissimo, poi prende lo sgabello e comincia a correre. E tu dici, allora, vedi che lo fate apposta. Ma poi quella non è una cosa che tu te lo rubi perché c'è bisogno, capito? Quello è proprio uno sfregio. E quindi è un esempio perfetto. Quella è la soddisfazione di averlo preso gratuitamente. Senti Mattia, invece seriamente, io concludo sempre le interviste con questa domanda, al di là del fatto della casa editrice eccetera, ma per una domanda personale, intima tua, no? E per te Mattia, che cosa rappresentano i libri? Questa è una domanda sciocca. A me piace farla apposta, sì. Ma guarda, non lo so, per me, io dico sempre questo, quando vado a scuola con i ragazzi che facciamo dei laboratori sull'editoria, su che cosa sono i libri, eccetera, io dico sempre che per me i libri sono uno strumento, come lo è un cacciavite, che però ti serve per fare una cosa precisa, e quindi cioè tu non puoi girare una vite con un cucchiaino, cioè puoi pure riuscire ma fai molta più fatica, e quindi se i libri sono strumenti bisogna capire a che cosa servono questi strumenti qua, e per me l'indicazione l'ha data
Gian Giacomo Feltinelli, cioè sono i libri necessari. E necessari a che cosa? Secondo me ha, come dire, dà un contributo propositivo e l'idea che comunque sono sempre di parte, cioè anche il libro più disinteressato, anche il libro più divertente, cioè comunque lascia un segno, cioè io penso che ogni gesto culturale lasci un segno e quindi i libri dentro il mondo del lavoro culturale sono ancora uno strumento utile, ma se domani non servono più noi facciamo un'altra cosa, l'importante è pensare che cosa si vuole fare, che segno si vuole lasciare, che cosa ci abbiamo da dire, questa è la cosa fondamentale, quindi se questo lo si fa con le canzoni, con i film, con le serie, con i fumetti, con i libri o con qualsiasi altra cosa, per me è la cosa giusta da fare. Poi io quello che dico sempre ai ragazzi quando andiamo a scuola, che mi piace un sacco andarci, l'ho scoperto grazie a Momo, perché sennò io non c'ero mai andato a scuola a fare queste cose, è che io da piccolo non leggevo per niente, anzi c'ho una difficoltà enorme a rapportarmi con i libri e mia madre era pure preoccupata per questo, diceva che questo proprio non gliela può fare. E invece poi ho scoperto che in realtà mi venivano proposti i libri che non mi interessavano e che quei libri dentro non c'avevano niente per me. Certo. E quando ho scoperto che esistevano invece libri che mi interessavano e che c'erano un sacco di cose che mi servivano, cioè io ho bisogno di quei libri, allora mi si è aperto un mondo e ho scoperto che oggi ho proprio la necessità di averci sempre dei libri vicino, addirittura ne facciamo, vabbè, con Momo due al mese, però oltre a quelli, diciamo, sono contornato dai libri. E poi io penso pure che, come dice Pennac, i libri, lui ha fatto un bellissimo libretto sulle 10 indicazioni per il lettore, no? Una delle cose importanti è che i libri si possono aprire e chiudere, abbandonare, riprendere, non bisogna sentirsi obbligati a iniziarlo e finirlo, certo, per forza. Pure è tanto carina questa idea del cacciavite, mi ha fatto pensare, no, alle rotelle del cervello, no, della mente, quando lo utilizza per muoverlo, per usarlo finalmente. Allora, Mattia, io ti ringrazio per due cose. Tu c'hai paura che parlavo abbastanza, invece poi alla fine... Innanzitutto perché è scritto grande, quindi qui non servono gli occhiali e di questa cosa non ti ringrazierò mai abbastanza. Ci siamo riappropriati della grandezza dei caratteri. Poi, finalmente, senza essere un insulto, posso dire con grande soddisfazione, ricordatevi, vecchia de merda, proprio con questa enfasi di leggerlo. Se date un'occhiata alla casa editrice Momo, è veramente carina, ci sono un sacco di libri molto belli. Sì, questo è l'unico libro così cazzata, gli altri sono seri. Però guarda che bella copertina, belli. Tra l'altro fatta da Zero Calcare, giusto? Sì. Molto bella. Sì, sotto ricatto ovviamente. Anche lui. E niente, Mattia, allora grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a te. Per il tuo tempo, lo ricordiamo, vecchi di merda, e alla prossima.